Lavoro sicuro e di qualità è il richiamo della UIL nel congresso regionale in corso oggi e domani a Castel Raimondo. In primo piano negli interventi la ricostruzione post-sisma. Desi Daddario. Un lavoro di qualità che consenta alle persone di conciliare chiaramente la giusta soddisfazione retributiva, ma anche proprio di soddisfazione personale nel lavoro, con la qualità della vita. Riattivare il mercato del lavoro nel territorio per lo sviluppo economico e sociale. L'apertura del congresso regionale della UIL affronta le criticità sul fronte produttivo e sociale che le Marche stanno vivendo. Coniugare l'interesse della comunità attraverso due temi fondamentali: economia e solidarietà. Sede del congresso della UIL, uno dei comuni del cratere del terremoto, con primo relatore il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini, che ha fatto il punto sull'avanzamento dei lavori. Il processo di ricostruzione è maturo, ha detto dal palco del Lanciano Forum, con 13.000 decreti emanati, 7.000 cantieri attivi e per la prima volta c'è una strategia finalizzata ad animare una ripresa economica e sociale di questi territori. Siamo nelle condizioni, con gli strumenti normativi, regolatori, finanziari e con una disciplina complessivamente orientata a quei principi, siamo nelle condizioni di garantire a questi territori una ricostruzione di qualità. La sicurezza sul lavoro e lo sviluppo dell'entroterra rappresentano l'emergenza a cui sopperire, con una progettualità concreta. Si deve lavorare sulla formazione, sulla prevenzione, bisogna far diventare la questione della sicurezza una questione culturale e incominciare a parlarne dentro le scuole, ma si deve intanto colpire chi viola le norme sulla sicurezza, per esempio non facendole partecipare quelle aziende che non applicano le norme sulla sicurezza ai bandi pubblici. Il sisma ha messo in luce la criticità delle aree interne, specialmente in questa zona. Cosa si può fare per ridare un'opportunità di sviluppo? Intanto continuare a lavorare sulle infrastrutture, uno dei grandi temi che noi dovremo affrontare, sui quali noi chiediamo attenzione in questo momento, ma poi soprattutto realizzare una connessione fra quelle che sono le grandi ricchezze di questo territorio e la possibilità di ricrescita.